So to find FBA products that sell multiple times every single month. And I've got also an example for it. What I'm going to be doing now, I'm going to be sharing my screen, and I'm going to start with a little presentation that I have done just for the purpose of this live. Let me just get here, and I'm going to click share. And it's a bit strange because I can't see my face there. So let's see if I can stop the video. There you go. So please let me know if you can see the screen. Ragazzi, vedete lo schermo che sto facendo vedere? I think I can see. There you go. Okay, so how to consistently find products to sell on FBA. The technique that we have successfully been using in the past year or so has been to find brands from which we can source products from. So once we find a brand, we estimate monthly sales for particular products of that brand, which might be the bestseller ranked products. And we try to estimate monthly sales using free or paid apps. And I will give you examples whilst we go ahead with the presentation of all of these things. And then we start sourcing them daily from retailers to gather data. At the end of the month, we check out our own reports or Amazon Selling Coach to see how many of these products we need to buy on FBA basis after we have drop shipped them for a month. And I'll explain you why we do that. And we only drop ship these products after having had authorization from the wholesaler or manufacturer to do so. And then we convert these high selling, more profitable products into FBA. And to expand in Europe, then you need to be sure that you have enrolled to the Pan-EU program. So that you get the prime batch everywhere and you start your European distribution. So to start, we search on Google Amazon bestseller in whatever marketplace, and I will do this whilst I am online with you. So all you gotta do is go on Google and you're gonna search for Amazon bestseller in whatever marketplace you are. So for example, right now I'm gonna search UK and I'm gonna find the Amazon bestsellers for the UK. But if you are in Italy or in another marketplace, all you gotta do is search Amazon bestsellers, IT or DE if you're in German, or ES if you're in Spain, etc. So once you are in here, first of all, I'll make sure that I'm not signed in because I want the most generic results. If you are signed in into your account, it will give you some suggestion based on recent searches that you've done. Once you are in here, all you've got to do is search for a category. So I like the home and kitchen category. Sorry, I'll just click on the wrong one. Let's go back. I like the home and kitchen category because it's the category with the most numbers of products on Amazon. And in here, as you can see, you've got all the best ranked products, 1, 2, 3, 4, 5, et cetera, et cetera. And the reason why I'm showing this is because I've actually got an example based on this product that we are selling, for which the story of this product started by doing this exact system. We contacted, we searched on Google for distributors of the brand Breville, and they've authorized us to resell their products. Now, they wanted us to buy on wholesale basis. So what we could do then is find a retailer from which we have drop shipped them for a while until we gathered enough data to go back to the wholesaler and say, right, we are happy to get so many of these particular products, right? And this is how we start selling this particular product on FBA. So all you would do is basically grabbing the brand name. So for example, we got this Brita that appears multiple times on the top sellers on the home and kitchen. So all you would do is search for Brita or like that, or you can put Brita wholesalers or manufacturers, and you can see here you go straight away Brita.com, and all you would do is click on the contact us button, which usually is either on top or at the bottom of the page.
in this case is at the bottom of the page. So all you would do is click contact us, and you can see there you've got their address. Maybe you select the country. In this case, I've never searched for Brita, so I'm gonna pretend like I was going to contact them. And let's click on there. It's just loading. All right, store locator, Brita Group, customer support, services. So you need to try and find a phone number. Register your account, and there you go. You got a phone number right at the bottom there, which you would ring and ask them, hi, we are really interested. We are an Amazon company. We are selling in all European marketplaces, and we would like to purchase your product and sell them on Amazon. The answer will be either yes or no. If the answer is yes, and they will authorize you to resell their products, although in this case, they might not, because they are already on Amazon, and it looks like it's a private label. I can see other people selling that product, but it's just to show you how the process works. What would they say is, yes, you will be able to sell them. At that point, you ask the question, would you let me drop ship your products, or would you like me to buy them in bulk on FBA basis? If they let you drop ship, is much better, because you can literally list the whole range of products without taking any risk. And what you will do, which takes me to the next slide on the presentation. So you would start drop shipping from the wholesaler if they allow you, or after you receive the authorization, you would drop ship from retailers to gather data. So at this point, it's decision time. After 30 days that you have been drop shipping this product, you will have some sales on some, and some will not have sales, but that will allow you to make smart decisions on your own data from your own Amazon reports of how many products you need to buy in bulk. So although you can you can estimate sales with free tools such as Amazon Scout Pro sales estimator, which based on product seller ranking, for example, if this product is ranking 23 in the home and kitchen category, you would just go ahead and select home and kitchen here. And then you will put the sales rank 23. It would give you an estimated sales of 24,065. Now, that is a very, very high number, which we got from this product. That if we look at other softwares, would give us probably different figures. So let's, for example, wait for ASIN Inspector. We can click Jungle Scout in the meantime. ASIN Inspector doesn't seem to be pulling any data for it. Let's see what Jungle Scout says about it. So Jungle Scout says a monthly sales of 3,055. So you can see how different tools bring different data. However, this 3,055 is an estimated of sales based on the bestseller ranking, not counting that there are 20 sellers on it. So you would have to divide that by how many people are selling this product to get an estimate of how many sales you'll be getting. So don't always base your decision on free tools that calculate just based on the sales rank on a full category without looking deep into the product. So one tip of advice there is to have multiple softwares that you can utilize to compare data. That said, now seems that ASIN Inspector is loading. No, it's still not bringing the data. Let's see if we click on it to see if it matches what Jungle Scout was saying. So Jungle Scout was saying that we can sell the product 3,055 times in a month. And it's pretty similar to what ASIN Inspector is saying. So 3,756 times, again, divided by how many sellers you've got, all right? So once you know, but as I said previously, I prefer dropshipping them, because then I can go ahead and look at my own data from Amazon Seller Central. You can check your reports, and the report that I usually look at, it's called,
The report that we usually look at, it's called Detailed Sale Page by ASIN. So I won't put it up the screen now because it's sharing personal information that I don't want to be sharing. But what it does, it basically gives you a list of all products that have been selling throughout whatever date range you select. And at that point, I can then go back to the wholesaler or the manufacturer that has given me the authorization to resell their products and say, hey, I've sold so many of these throughout the last 30 days. Can I buy them directly from you now or in bulk? So they will send you the pallet or boxes. So you can do this from home. Actually, I've done this for most part of the last 4 years from home. I had boxes all over the kitchen, the front room, and it was kind of fun because, you know, we had always lots of toys that the babies couldn't keep away from. I had to give loads of toys to my babies that I was actually buying to sell on Amazon. So it was a bit hard to say no, and, you know, now we've got a warehouse anyway. Now we've got the products to be sent to Amazon. Because I am enrolled into the Pan-EU program with Amazon. Amazon will now get the products into the fulfillment center in the UK, but because I am in the Pan-EU, all I have to do is create the same offer in all marketplaces. If it's not there, usually it's actually already on those other marketplaces. What Amazon does, based on the demand of those products in those marketplaces, will then distribute these particular products across Germany, France, Italy, and Spain, which are the other four biggest marketplaces in Europe, which then distribute throughout 28 countries in Europe with a total of 700 plus million people. So this is how we started our FBA a few years ago. And just to show you an example of the product that we were looking at on the best sellers that we were looking at in here. So if I go back a few pages, if you remember, that product was on the top page here, ranking at number 8. So we've done the exact same system that I've just explained. And this product in the last 30 days sold 342 times. Now, 342 times with a net profit of 22%, right? Because we buy it at £13.50. And but because we buy in bulk, the shipping to Amazon is very low because, it costs like £45 to send the full pallets. And in the full pallets, there are hundreds of products. So basically, the sending to Amazon is like pence, right, for each product. If you divide the £45 by so many hundred products. Now, we are selling it for £23.57, right? You can see that right now we haven't got the buy box, which is at $24.99, okay? Still, we sold this product 342 times on FBA. And this product giving us £3.03 profit each time we sell it, is giving us a net monthly profit of £1,036, right? Which is not bad, right, on one product. Now, we've got different colors of it as well, obviously, because we saw how much that was selling. We thought, right, we're going to get all colors of it. So the green one is selling 113 times. And again, we are getting a pretty much the same price. Now, I want to answer a question that a lot of people ask. Well, what do you do if Amazon is selling it? You can see here that Amazon is actually selling this product at $24.99, but we can't compete with them. Actually, we are a little bit lower than their price. And we still sold this product between those two over 500 times, right? So that is to tell you that Amazon being on a listing doesn't mean that you cannot list the product and sell it. So if the Amazon is a seller, as long as you are competitive enough, list the product because you will get sales, especially if you are on FBA. And Amazon could end up out of stock, and you could be grabbing all their sales too, right? So this is just one product. Imagine now having 20 of these kind of products following this exact technique. All you gotta do is find the product, contact the brand,
test the products. After 30 days, you go enough data for your own account, and you're not doing estimates. In fact, if I would have followed that estimate for that kettle that we were looking at, that sells over 3,000 times, I only sold it 300 times, still made a £1,000 profit. So 20 of these products would give you a net profit per month of £20,000. Would it be worth it doing this kind of little research? Now, I'm going to check on Facebook if I've got any questions, because I can't really see them in here. It's the first time that I am using Zoom. Not sure if I am still live or not. Yeah. There you go. Stop share. Let me see if I've got any questions. You can see I've got Don Monica and Gabriele Goose. Fantastic. Let me see if I got questions so far. Six comments. Ciao, Don. Right, yes. Okay, any questions so far? Maybe I'll get the questions now that we're gonna switch to Italian. But before I switch to Italian, I would like to ask you, if you enjoyed this training that I've just given you, let me know what I can help you with, because I'd like to come live more often and go through the topics that you might be struggling with. And if I can give you any advice, I would be happy to do so by coming live and sharing my screen with you, so that you can learn and maybe get unstuck where you might be stuck in your business. And one thing that I would like also to ask you is, if you like what you're seeing, don't forget to like this post, share it, because it could be serving more people out there on the Facebook world. And you know, I'll see you on the next video with whatever topic you want me to help you with. Hope you enjoyed this training. And now I'm going to switch to Italian and start it all again. Okay, ragazzi, adesso parlerò in italiano. Come ho detto, volevo farla un po' in inglese e in italiano, così che posso la luce, così che posso parlare con tutti e due i miei audiences, che al momento sono inglese e l'italiano, anche perché non parlo altre lingue, anche se parlo un po' di spagnolo rotto. La presentazione di oggi si basa su di come trovare prodotti da vendere FBA costantemente. Ora riaprirò il mio Zoom, rimetterò la presentazione che ho fatto. Allora, per iniziare bisogna trovare una marca di prodotti che venderò su Amazon, e per fare questo vi farò vedere alcuni esempi dopo di questa slide. Dobbiamo fare un'estimazione di vendite mensili usando applicazioni gratuite o a pagamento, e vedrete anche la differenza di numeri che vi danno quelle gratuite in confronto a quelle che su cui paghi, per darti delle estimazioni un po' più precise. Dopodiché facciamo una ricerca, dopo che abbiamo trovato la marca e abbiamo ricevuto autorizzazione dal grossista per rivendere i loro prodotti, facciamo una ricerca dei loro prodotti online per guadagnare dati importanti di quanti prodotti potremmo vendere in un mese. Ora, con le applicazioni vi danno delle estimazioni, però il metodo che uso io vi dà dei dati specifici sul vostro negozio, sul vostro account. Poi alla fine del mese facciamo i nostri reports, guardiamo i nostri reporti, credo si dica in italiano, su Amazon Selling Coach, e vediamo quanti prodotti abbiamo venduto durante gli ultimi 30 giorni. A quel punto cambiamo il prodotto da dropship a fulfillment by Amazon. Convertiamo quelli che hanno più profitto. Per assicurarvi distribuzione europea, dovete assicurarvi che siete registrati sul programma Pan-EU, che è un programma che vi dà la possibilità di vendere in tutta Europa col segno Prime. Molti clienti, molti
molti compratori su Amazon comprano soltanto se un prodotto è Prime, perché hanno la garanzia di ricevere il prodotto entro un giorno. Si può anche vendere dal vostro marketplace, nel vostro caso dall'Italia, e spedire negli altri paesi, però il prodotto, essendo in Italia, ci mette dai 3 ai 5 giorni per arrivare, per esempio, in Inghilterra, se non siete fulfillment by Amazon, se non siete nel programma Pan-EU. Ora, come si incomincia? La prima cosa che si fa è cercare su Google Amazon Best Sellers. Adesso andrò su Google e vi faccio vedere come funziona il processo. Allora, cercate Amazon Best Sellers in Italy. E questo dovrebbe portarvi sul sito italiano. Vediamo un attimino. Gli articoli più venduti su Amazon, vedete il link qui giù. Ora avete i best seller, avete queste quattro categorie che sono tra le più importanti: le novità più interessanti, i prodotti del momento, i più desiderati, i più regalati. Però potete cominciare dai best seller e selezionare una categoria in cui avete più interesse, o potete farle tutte. Io di solito non faccio l'abbigliamento, cose che si rompono, cose che si mettono sopra o dentro il corpo, per esempio creme o cose che si ingeriscono, perché non voglio passare nessun problema con persone che magari sono allergiche o qualsiasi cosa del genere. Di solito vado con la categoria casa e cucina, perché hanno un numero di prodotti che è il più grande su Amazon. Adesso sono anche curioso per vedere quello italiano, perché di solito quando cerco prodotti li cerco sempre in Inghilterra, essendo residente in Inghilterra. Un po' diversi, perciò potete vedere già la differenza tra uno stato e l'altro di che prodotti. Sicuramente qui contatterei la Bialetti, perché so che noi italiani siamo pazzi di caffè. Vedere se potrei vendere i loro prodotti. Ora, il processo in che cosa consiste? Trovare cercare una brand, una marca, soprattutto che non sia private label, dove facile da riconoscere perché ci sono più venditori. Ora, sold by Amazon, qui vediamo un attimino, abbiamo due applicazioni qua che magari devo modificare perché siamo in Italia. Non mi sta facendo vedere, ecco, qui vedete one seller vuol dire un venditore. Le applicazioni che ho non funzionano così tanto bene quanto funzionano in Inghilterra, però anche qui possiamo vedere, per esempio, che questo eChoice ombrello portatile ha 6 venditori. Ora, se io clicco sul prodotto, vediamo chi sono i venditori, ed è sempre lo stesso, com'è che ha fatto questo ragazzo sono diversi colori. Perciò cominciate a guardare i prodotti che non sono private label e potete determinare dal fatto che ci sono più venditori su un prodotto. Quando c'è soltanto un venditore, di solito è un private label. Ora, con le applicazioni nel marketplace Italia, non mi sta facendo vedere così in un blink quanti venditori ci sono. Fatemi controllare un attimino. Forse se rinfresco la pagina me lo farebbe vedere, altrimenti dovete aprire ogni prodotto e vedere se ci sono, per esempio questa marca, Roventa, sono sicuro che ci sono più venditori di una. Ecco qua, ci sono 44 venditori su di questo prodotto. Il secondo step che dovete fare è cercare per Roventa, grossisti di Roventa. Perciò sta caricando, proviamo ad andare qua, si è bloccato tutto, aspettiamo un attimino. Nel frattempo controllo se abbiamo delle domande. Finora tutto chiaro, ragazzi. Se avete delle domande, fatemi sapere nei commenti. Abbiamo 9 commenti. Ma perché devo per forza ricevere autorizzazione dal grossista? Cioè, se io vado online su un sito in supermercati qualunque, vedo che hanno un'offerta, un prodotto, non è uguale. Si può fare anche così, però è molto rischioso, Don, perché potresti ricevere un infringement, si chiama. Ora, la possibilità di ricevere un infringement, soprattutto nelle marche più grandi, è molto rara,
io non lo faccio sempre questo sistema, anche io alle volte metto prodotti online che, per i quali non ho ancora richiesto l'autorizzazione, però dopo 30 giorni che ho fatto dropshipping, allora diventiamo seri e andiamo a cercare l'autorizzazione, così che posso trovare prima di tutto prezzi più economici e ho l'autorizzazione della marca, ok? Roventa, eravamo a Roventa, cerchiamo grossisti di Roventa, per esempio, su Google. Vediamo che grossisti ci sono su, in Italia per Roventa. Vediamo Roventa in grosso, Euragrofano. Quello che fareste in questo caso è praticamente contattare qualsiasi di queste compagnie. Show original, dovrebbe essere in italiano. Okay. Dovete contattare queste compagnie, e per contattare queste compagnie cliccate, e di solito avete... Oh, mi sta portando su una ricerca dati che è questa pagina in grosso. È preferibile andare da vendita all'ingrosso, Big Buy, vediamo se questa anche è una... Ecco, Roventa, qui sembra che siano autorizzati a rivendere Roventa, hanno tutti i prodotti Roventa. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è cliccare su qualsiasi cosa che dica Contactus. Come vedete qua c'è anche il numero di telefono, non sono in Italia, 34 mi sa che è in Spagna se non mi sbaglio. Dovreste contattarli o mandare un'email e vedere se vi danno l'autorizzazione di rivendere questi prodotti su Amazon. Una volta che avete l'autorizzazione da questi grossisti, riuscirete a non solo a essere autorizzati a rivenderli, ma anche ad avere un prezzo competitivo che vi faccia prendere il Buy Box. Il Buy Box è questa pagina principale. Tutti questi 44 venditori non hanno il Buy Box, a parte per quello che ha 93, che in questo caso è Amazon.it. Ok? Una volta che avete fatto questo, la domanda che dovete fare, prima di tutto vi introducete al grossista: buongiorno, siamo la compagnia tale e tale, stiamo vendendo su Amazon, nel mio caso 4 anni, abbiamo avuto tanto successo a livello mondiale, abbiamo venduto in Inghilterra, Francia, Spagna, Italia, America, Australia, Giappone, e siamo molto interessati nei vostri prodotti e ci piacerebbe avere la possibilità di rivendere la vostra marca su Amazon. La risposta sarà sì o no. Se no, ci spostiamo al prossimo. Se sì, continuiamo a trattare. A questo punto chiediamo se ci danno la possibilità di fare dropshipping, ok? Dropshipping vuol dire che possiamo mettere tutti i loro prodotti della loro catena senza aver bisogno di comprarli in anticipo, così che non dobbiamo fare un investimento in anticipo prima di mettere i prodotti su Amazon. Ora abbiamo tutti i loro prodotti a dropshipping nel nostro sito. A questo punto, dopo 30 giorni, vediamo cosa ha venduto. Facciamo un report che si chiama Details Sale Page by ASIN e mi dà il numero di prodotti che abbiamo venduto negli ultimi 30 giorni, con il quale poi posso ritornare al grossista e fare delle compre specifiche. Perché se noi utilizziamo le estimazioni che ci danno, alcuni software tipo... abbiamo ASIN Inspector che mi dice che questo prodotto, ora non so se ASIN Inspector funziona con l'Italia, ecco, estimazione di vendite mensili 966, Jungle Scout, vediamo cosa mi dice Jungle Scout, in che pagina eravamo, ecco Jungle Scout, vediamo cosa mi dice Jungle Scout. Allora questo mi dice 966, Jungle Scout, Monthly Sales, non lo sta caricando, vediamo un attimino, per qualche ragione non mi sta portando i risultati di questo prodotto. Un refresh, altrimenti possiamo utilizzare Amazon Scout Pro per vedere che cosa mi dice. Ecco qua mi dice 1028, adesso ho caricato 1028 confronto a 966, siamo super lì nello stesso super giù nello stesso numero.
A questo punto dobbiamo dividere il numero di vendite che stanno stimando i nostri software per il numero di venditori, che in questo caso erano 44, perciò facciamo 1000 vendite diviso 44, ci dà un'estimazione di 22 vendite mensili per questo prodotto. Se il buy box sarebbe diviso equalmente tra tutti. Però se noi abbiamo un prezzo competitivo che ci possa far competere, anche se Amazon vende quel prodotto, e il nostro livello di venditore è più alto di un altro, abbiamo migliori metriche, abbiamo migliori recensioni, allora noi prenderemo una percentuale maggiore di buy box che ci autorizzerebbe a vendere più prodotti di 22, perché questa è una media generale divisa su tutti i venditori, ma non tutti i venditori sono uguali. Alcuni hanno più recensioni, alcuni ne hanno meno, alcuni hanno, se vedete qua, abbiamo questi con 1.029 valutazioni, questi ne hanno 241, perciò questi sicuramente vendono più di questi. Questi ne hanno 546, 2008, 8.054, e questi che sono 8.054, hanno, anche se hanno il prezzo più alto di alcuni altri, e anche questi credono che mettendo il prezzo così sotto gli dia un prezzo minore, in verità anche questo costa 117 più o meno, no? Però questi, avendo così tante valutazioni totali e hanno anche un feedback un po' più alto di questi qua, prenderanno un maggior buy box. Ripeto, buy box è la pagina principale. Quando cliccate sul prodotto, questo è il buy box, che è da dove entrano il maggior numero di vendite. Una volta che abbiamo fatto tutto questo processo, abbiamo messo il prodotto online, dopo 30 giorni compriamo su Amazon, a questo punto è tempo di decidere. Dopo 30 giorni abbiamo i nostri riporti basati sulle nostre vendite stesse, sul nostro prodotto, sul nostro account. Non c'è bisogno di fare più estimazioni ed è per questo che io preferisco fare in questo sistema, perché a questo punto diventa una decisione intelligente, perché non stai facendo delle estimazioni basate su altri software, ma su un report che viene direttamente dal tuo account. A questo punto contattiamo il grossista e gli diciamo quanti ne abbiamo venduto o quanti ne vogliamo comprare basato sul numero di quelli che abbiamo venduto. E a questo punto mandiamo su Amazon FBA, che se siete registrati nel programma PAN-EU, distribuirà il vostro prodotto nei 5 marketplace più importanti d'Europa, che sono Italia, Francia, Spagna, Germania e Inghilterra, che danno accesso a 28 stati in Europa e più di 700 milioni di persone. Ora, vi voglio fare anche un esempio di questi. In Inghilterra, quando ho fatto la ricerca dei best sellers in Inghilterra, ho trovato questo prodotto, ho contattato la marca. Questo grossista mi faceva anche vendere sul dropshipping. Io ho fatto un test per 30 giorni con questo prodotto, fino a che poi sono andato e ne ho comprato in quantità. Questo prodotto ne abbiamo venduto negli ultimi 30 giorni 342. Ora, per questo prodotto ci facciamo un guadagno di 3 sterline. Ora voi direte solo 3 sterline. Un 22% di guadagno, perché noi lo compriamo a 13,50 e lo stiamo vendendo a 23,57. Ora vedete che nel buy box sta vendendo a 24,99. Io potrei venderlo per un altro pound su e mi farei 4 sterline. Però la ragione per la quale io l'ho messo un po' più basso è perché questo a 24,99, infatti Amazon. E a me mi chiedono sempre, ma se Amazon sta vendendo, lo compri e lo metti in listino? La risposta è che se posso competere con il prezzo, la risposta è sì. Perché come avete visto, l'ho venduto 342 volte, che mi dà un guadagno di 1.036 sterline al mese. Ora, se avete 20 di questi prodotti, vi fate 20.000 sterline al mese, un buon guadagno netto, no? Ora, senza neanche pensarci, siamo andati a comprare anche un altro colore, che ha venduto 113 di questi negli ultimi 30 giorni. Questo è uno screenshot, una schermata per dimostrarvi che c'è anche Amazon. Nonostante ci sia Amazon, io sto vendendo il blu e il verde, vendono benissimo. Ora vi faccio una domanda, che se vi è piaciuto questo insegnamento, questa piccola presentazione, fatemi sapere nei commenti. Ora leggerò le domande che state facendo a riguardo di questa presentazione, però mi piacerebbe sapere nei commenti se c'è un argomento in particolare di cui volete che parli, perché mi piacerebbe venire online, live su Facebook,
più spesso per aiutare persone che magari hanno problemi in un certo punto del loro business e non sanno cosa fare, penso che sia in grado di aiutarvi. Non dimenticatevi di cliccare like, se vi è piaciuta questa presentazione, condividete sulla vostra pagina così che posso aiutare più persone a costruire il loro business su Amazon. Ora finisco di condividere lo schermo, vedo se ho delle domande su Facebook. 14 commenti, non so se mi sta facendo vedere tutto, ragazzi, se non vi rispondo live, vi risponderò via messaggio. You can help me by increasing my coolness. Hi Jason. Sì, ma io li ho listo il prodotto su Amazon, uno lo compra e io in pratica cosa faccio? Scrivo email al grossista. Come lo pago? Cioè l'automatismo dov'è? Serve Icon per forza o... Ops, sto muovendo. O all'inizio posso farne a meno. Allora, ci sono diversi modi di vendere, Don. Questo era per un processo per fare FBA. Se stai facendo dropshipping, perché a terra mi ricordo che ti avevo dato il programma di dropshipping, quello è un sistema completamente diverso dove puoi mettere tutti i prodotti che vuoi online e usi un software che ti controlla l'inventario in automatico, guarda quando il fornitore ha stock, ha inventario o no. Se ha inventario ti mette lo stock sul tuo account, se non ha inventario ti mette lo stock a zero. Quando ti arriva una vendita, se stai facendo dropshipping, devi andare direttamente dal fornitore e comprarlo subito per spedirlo direttamente al cliente. Tu fai da intermediario. Hai un prodotto, hai questa penna, la metti su Amazon, questa penna la compri da Pinco Pallino, vendi la penna, ti arriva l'ordine su Amazon, vai da Pinco Pallino, ordini la penna e gli dai l'indirizzo del tuo cliente. Perciò Pinco Pallino manda direttamente al tuo cliente, tu la penna non l'hai né mai vista né mai toccata, però l'hai venduta a 10 e la stai comprando a 5 e ti tieni 5 stelline di guadagno. Questo processo lo puoi fare over and over and over again. Non mi ricordo come si dice over and over again in italiano. Scusa, Doc. Risponde alla domanda? Impegnativo e costoso all'inizio? No, non è costoso perché puoi sempre fare dropshipping. Io se trovo un grossista non è detto che devo comprare direttamente da grossista. Come ho spiegato, troverò poi un distributore, che per esempio in Inghilterra può essere Costco, e li compro da Costco invece che dal grossista, perché se il grossista vuole che io venda solamente FBA, perciò vuole che compri in grandi quantità, io prima di comprare in grandi quantità, per non rischiare, faccio il dropshipping per 30 giorni, vedo quanti ne vendo e a quel punto faccio un rischio intelligente, perché so già che ne ho venduto un certo numero di quei prodotti e allora vado dal grossista e la compro in quantità. Perciò non sto rischiando il pan EU, intendevi. Ok, pan EU rischioso per quale motivo? Non capisco perché credi che sia rischioso. Allora, per fare il pan EU, ti posso dire che le mie vendite quando non ero un pan EU erano a un certo livello. Non appena mi sono iscritto sul pan EU, che è costoso, come hai detto tu, è costoso perché ti devi iscrivere, devi aprire una partita IVA in tutti gli stati, perciò io ho una partita IVA in Inghilterra, in Italia, in Germania, in Francia, in Spagna, in Polonia e nella Repubblica Ceca. Perché in Polonia e nella Repubblica Ceca ci sono dei magazzini di Amazon dove tengono l'inventario, perciò ho bisogno di avere la partita IVA lì. Però quando mi sono iscritto sul Pan EU le vendite sono andate alle stelle. In un anno abbiamo venduto più di 1 milione di prodotti su FBA. Perciò, rischioso, se stai facendo le cose per bene, io direi di no. Soprattutto se hai qualcuno che ti mette nella strada giusta per evitare perdite. Per esempio questo programma, questa lezioncina che ho fatto qua, era tutto calcolato. Io ho comprato quel prodotto. Solo dopo che l'ho fatto dropshipping per 30 giorni, perciò non ho rischiato. Io l'ho messo su Amazon, ho visto che molta gente comprava, lo stavo comprando da un altro fornitore, poi sono andato dal grossista e l'ho comprato in quantità. Che supply consigli per il dropshipping UK? Ce ne sono tanti, ci sono, poi dipende anche dalla categoria che sei un gated, che vuol dire hai autorizzazione a rivendere.
però puoi utilizzare per dropshipping, puoi utilizzare Costco, puoi utilizzare Asda, puoi utilizzare Tesco, puoi utilizzare John Lewis, puoi utilizzare Look Fantastic, puoi utilizzare Group. Ci sono tantissimi fornitori che poi ti posso anche dare una lista in privato, Gus, ok? Ho fatto anche domande sopra, se devo dare un'occhiata, un attimino. Così mi piace, Don, che mi tieni occupato. Io ne vedo solo 4. 1, 2, 3, 4. Vai a vedere se me le fa aprire. Oldest first. Newest first. Forse perché sono live, Gus, non me le sta facendo vedere tutte. Vediamo se riesco a vederle qua. Anzi, dismiss. No, non riesco a vederle tutte, Don. Mi dispiace. Dovrò risponderti quando finisco il live. Che supply consigli per il dropship? Anche una domanda, un'occhiata, il fan, io intendevo, impegnativo. Non ne vedo altre, Don, mi dispiace, però come finisco questo live, sicuramente ti risponderò. Una volta scelto il prodotto, prima di contattare il grossista, si deve chiedere il permesso di vendita ai venditori Amazon? No, Filippo. I venditori di Amazon non hanno niente a che fare sul prodotto che venderai. L'autorizzazione che ti serve è quella del grossista o del manufacturer. Manufacturer si dice grossista. C'è un minimo di prodotti da caricare sullo store Amazon. Cioè, per esempio, i profumi mi sembra che chiedano una ricevuta di acquisto per minimo 10 pesi. Ora, in questo caso, Don, cioè, prima di chiedere se possibile, solo dopo di chiedere se fare tutto. Aspetta, una domanda alla volta. A proposito dei profumi, i profumi sono nella categoria beauty, bellezza, no? Quella è una categoria che non so ora, perché io sono un gated vuol dire che sono autorizzato a rivendere in quella categoria da più di 3 anni, però per le categorie dove serve un'autorizzazione da Amazon per rivendere, di solito si manda una fattura di un grossista per una quantità di 30 prodotti totale, dove devi avere almeno 5 prodotti, perciò 5 per 6, 30. Dovresti comprare 6 quantità di 5 prodotti diversi, così che poi puoi mandare la fattura ad Amazon ed Amazon ti autorizzerà a rimandare quel prodotto. Poi mi ha chiesto, cioè prima gli chiediamo se è possibile e solo dopo gli chiediamo se possiamo fare il dropshipping. Una volta che l'autorizzazione di un grossista, hai l'autorizzazione, perciò se lo vendi da loro o da un'altra persona, Amazon ti chiede, io sono stato autorizzato da Pinco Pallino a rivendere questo prodotto, poi per qualsiasi cosa succeda puoi sempre contattare il grossista e loro ti aiuteranno. Ok, non vedo altre domande, vedo che ci sono 23 commenti, però io qua non li vedo tutti, non so perché, forse perché sono live. Vi risponderò non appena finisco questo live, grazie. Vi ringrazio per seguirmi, ragazzi. Aspetta, vediamo un'ultima domanda. Comunque anche in questo caso bisogna fare la PPC. No, non per FBA dove abbiamo già... Allora, prima di tutto, i prodotti che stiamo controllando, Filippo, vengono direttamente dai best sellers, perciò sono già tutti nella prima pagina, come hai visto. Pay per click si fa solamente nei prodotti di private label. Ora, bisogna fare la distinzione tra FBA da grossisti. FBA da grossisti è vendere prodotti che sono già con una marca importante, no? Tipo Roventa, tipo la quella marca di caffè, ora non mi ricordo il nome, marche che sono già veramente conosciute, non hai bisogno di fare pay per click perché i clienti cercano per quelle brand, no? per quelle marche. Il pay per click si fa solo per prodotti che non conosce nessuno, perché quando lanci un private label, ci sono tanti modi di lanciare un prodotto, userai pay per click, userai Amazon, Facebook, con pay per click su Amazon, su Facebook per attirare traffico di gente anche fuori da Amazon, perché Amazon gli piace vedere che gente sta cercando questo prodotto anche al di fuori di Amazon e ti aiuta col ranking. Lì ti servirà avere buone parole chiave nel titolo, nei bullet point, nelle,
nelle parole chiave che si mettono nel listino prima di andare live, fotografie, ci sono tante cose che influenzano il fatto di arrivare nella prima pagina tra i best sellers. In quel caso di private label sì, devi usare i pay per click sia su Amazon sia su Facebook che altri social media, anche altri software tipo Zone Pages, tipo Viral Launch, che ti aiutano a vendere i prodotti. Poi devi guardare quanti prodotti devi vendere per 7-8 giorni per portarli alla prima pagina. Ci sono tante tecniche che sto infatti al momento mettendo tutte sul corso in italiano che sto facendo, su cui potremo parlare settimane, alla metà del prezzo su Costco. Ok, grazie. Ma hai elencato aziende che sono sotto casa e dove devo fare la spesa? Farò una ricerca comunque. Costco è competitivo solo per i tempi di ship. Le stesse cose si possono trovare in un altro continente. No, PPC, no, dai. No, non ci sono PPC in Fulfillment by Amazon. Quando fai dropshipping in primi 30 giorni, i margini siano a zero. No, faccio sempre un po' di guadagno. Gabriele, anche se stiamo facendo dropshipping, no, non si vende niente dove non ti fai soldi, no? Devi sempre assicurarti che fai sempre un po' di competizione. E che tu ci creda o no, ci sono molte persone che preferiscono comprare da Amazon senza realizzare che magari puoi trovare quel prodotto molto più economico da un altro venditore su Google. Però hai dei limiti. Sì, puoi farlo con la tua partita IVA, però hai dei limiti. Don, credo che sto mancando alcune delle tue domande perché sto leggendo questo che non riesco a rispondere a meno che non leggo l'inizio della conversazione. Pensavo fosse solo per sondare il terreno. Sì, è per sondare il terreno, Gabriele, ma anche per farti un po' di soldi. Perché ci sono spese anche FBA. Certi prodotti poi io li posso anche lasciare dropshipping se mi faccio più soldi vendendoli direttamente con free shipping dal fornitore al cliente, che comprarli in bulk e poi pagare spedizione su Amazon. Perciò fai delle decisioni mano a mano che vai avanti con i tuoi report e quanto profitto netto ti fai col dropshipping e con FBA. Ok, ragazzi, vi ringrazio per seguire questa puntata del DMZ Vinci System. Ci sentiamo la prossima volta. Ora leggerò i vostri commenti e vi darò delle risposte se non vi ho risposto live. Ancora grazie e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti.